Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la recensione di lui, il Manmotion, Yuka. Ragazzi, un robot taglia erba senza troppi sfronzoli, ma con caratteristiche uniche e ripeto, uniche. Ma prima di provarlo e di vedere cosa è in grado di fare, quali sono queste caratteristiche uniche, direi di vedere cosa c'è all'interno della confezione una volta che vi arriva a casa. Allora, subito troviamo la base d'appoggio del supporto di ricarica, dopodiché troviamo una scatola con gli accessori, infatti c'è anche scritto accessori kit, dove al suo interno abbiamo tutto quello che ci serve per andare a fissare la base d'appoggio al nostro prato, il cavo per l'alimentazione e la ricarica, l'alimentatore e un cacciavite. Dopodiché abbiamo un'altra scatoletta, suppongo, con il manuale di istruzioni. Sì, ecco qua il manuale di istruzioni con i QR code da scannerizzare per l'applicazione e i semplici passaggi che dobbiamo effettuare prima dell'avvio. Quindi vedete com'è semplice e compatto il manuale, perché è un robot davvero molto facile ed intuitivo per essere avviato in totale facilità. Dopodiché sotto tutta questa gomma piuma abbiamo l'antenna dell'RTK, bella importante, direi molto molto grossa, porca sei grossa, l'antenna dell'RTK che gli serve per la posizione GPS all'interno del nostro giardino, quindi una posizione precisa al centimetro tramite il sistema RTK. Dopodiché abbiamo un'altra scatoletta dove al suo interno troviamo l'alimentatore, questo per alimentare la base, la ricarica del nostro robot tagliaerba, mentre quella più piccola che abbiamo visto prima è per l'antenna RTK, che comunque va alimentata sempre con la corrente. Dopodiché troviamo una scatoletta con le lame di ricambio, un altro accessorio che scopriremo cos'è, non lo so. Dopodiché abbiamo un'antenna, poi abbiamo un palo più un altro palo che, andandosi a unire, creeranno un palo molto alto dove andremo a fissare l'antenna del RTK. Quindi questo andrà fissato nel terreno e sosterrà l'antenna RTK. Poi abbiamo un'altra scatola dove al suo interno troviamo quello che è un triplo picchetto per essere appunto ancorato al terreno, e poi il palo andrà avvitato sopra questo triplo picchetto per essere appunto fissato nel terreno. Poi sotto a questo bellissimo blocco di polistirolo troviamo, e la madonna, ma che bestia è, porca merda quanto è grosso. Allora vediamo cosa tirare fuori prima. E qua, allora, abbiamo questo che è l'aggancio per la ricarica del nostro tagliaerba, che andrà fissato con la base che abbiamo visto all'inizio. Qua abbiamo i contatti che appunto andranno a unirsi al tagliaerba per ricaricare le batterie, e qua abbiamo tutta la matassa di cavo che andrà all'alimentatore e poi dall'alimentatore alla presa di corrente per alimentare la base. Ed infine ragazzi, adesso se riesco a tirarlo fuori, perché è qualcosa di gigantesco, quanto cazzo è grosso. Pronti? Pronti? 1, 2, 3, mamma mia quanto cazzo pesa, guardate che bestia, guardate che bestia, è grossissimo ragazzi, grossissimo, via cielo, e guardate ragazzi, è spettacolare, spettacolare. Qua dietro ragazzi andrà installato prossimamente, e lo vedrete qua sul canale, un accessorio che lo rende ancora più unico. È già un tagliaerba secondo me unico, ma con quell'accessorio che va montato qua dietro che raccoglie le foglie, cioè questo passa, vi raccoglie le foglie e le va a scaricare da solo dove voi volete. Quell'accessorio lo vedremo più avanti, perché non è ancora disponibile, uscirà a breve e lo proveremo qua sul canale. Quindi continuate a seguirmi se volete vedere anche un accessorio che va montato su questo robot rasaerba, che renderà questo robot rasaerba
erba che già dovrebbe essere pazzesco così, ancora più assurdo. Quindi ragazzi, questo è tutto quello che trovate nella confezione, adesso però è ora di vederlo in azione. Andiamo! Ed eccolo qua in tutto il suo splendore, il Malmotion Yuka. Ragazzi, un robot taglia erba, come vedete, dalle dimensioni veramente importanti, perché lui è un robot in grado di tagliare 2000 metri quadri di giardino. Avete capito bene? 2000 metri quadri di giardino lui se li mangia, perché è un robot taglia erba, ragazzi, con delle caratteristiche davvero davvero uniche. Allora, iniziamo dalle caratteristiche, quelle standard. Lui non usa filo perimetrale, usa l'RTK, quindi avremo un'antenna, come abbiamo visto nell'unboxing, che gli darà la posizione perfetta all'interno del nostro giardino. Per chi non lo sapesse, la tecnologia RTK è quella usata dai droni per mappare i terreni, quindi è precisa al centimetro. Quindi con l'antenna che abbiamo in dotazione lui saprà sempre dov'è all'interno del nostro giardino. In più, ovviamente, abbiamo delle telecamere frontali e una telecamera posteriore. Queste telecamere, ragazzi, gli permettono, ovviamente, oltre di capire dov'è nel giardino insieme all'RTK, quindi l'unione di queste due tecnologie gli dà appunto questa precisione all'interno del giardino, e in più queste telecamere sono in grado di rilevare gli ostacoli, quindi lui aggirerà qualsiasi ostacolo troverà nel giardino. Quindi dal punto di vista, diciamo, della sicurezza nel comportamento del giardino è assolutamente perfetto, e in più nel caso lui dovesse andare contro qualche ostacolo, tutta questa carena in plastica bianca, come vedete, è mobile perché è appoggiata su dei tamponi in gomma che vanno a rilevare il movimento. Quindi cosa succede? Che se lui tocca qualcosa con la carena, capisce che è un ostacolo, quindi davvero davvero impeccabile in questo tipo di situazioni. Come vi ho detto, lui non ha tanti sfronzoli, quindi non ha un display LCD a colori, quindi non ha tutte queste cose, diciamo, che lo rendono sì super tecnologico, ma però magari dal punto di vista puramente del taglio dell'erba non sono indispensabili. Lui ha altre caratteristiche e, ragazzi, vi ripeto, caratteristiche uniche. Iniziamo da quello che è un accessorio che mi ha sorpreso tantissimo, cioè questo. Ragazzi, lui ha un tergicristallo funzionante che tiene pulito le telecamere frontali. Perché? Perché ovviamente queste telecamere, per funzionare a pieno, devono essere ovviamente belle pulite. Quindi magari dopo che c'è stato un temporale o ha piovuto, o magari lui sta tagliando l'erba e inizia a piovere, deve tornare alla base. Però se sta tagliando un giardino da 1500 metri quadri, potrebbe essere lontano dalla base, con il tergicristallo, ragazzi, pulisce quello che sono le telecamere frontali. Dopodiché, un altro particolare che lo rende davvero un prodotto, come vi ho detto, molto concreto e un prodotto super aggressivo per il taglio del vostro giardino, è la parte, ragazzi, qua sotto. Come vedete, non abbiamo solo un disco rotante, ma abbiamo due dischi rotanti, quindi abbiamo due dischi con tre lame, e vedete quanto ovviamente sarà ogni taglio durante ogni passata, quindi come diventa ampio il taglio che lui va a fare quando passa nel vostro giardino. È per questo che lui rimane anche un prodotto così adatto a tutti quei metri per cui viene dichiarato, perché con questo doppio disco rotante riesce a tagliare un'ampia striscia di giardino. Dopodiché, qua sotto abbiamo un'altra cosa molto interessante, è uno sportellino chiuso con due viti ed è un modulo 4G. Sì, perché lui è dotato di modulo 4G già preinstallato, basterà solo inserire una SIM dati. Quindi nel caso voi non abbiate un modem wifi all'interno della vostra abitazione, perché ovviamente lui ha bisogno della rete internet per funzionare, per inviare tutte le comunicazioni e gli avvisi al vostro cellulare ovunque voi siate nel mondo, anche per poterlo fermare, farlo ripartire, programmarlo tutto tramite l'app, che potrete fare sì tramite il Bluetooth se siete ovviamente vicini a lui, però se non siete vicini a lui, lui comunicherà con il wifi. Però magari non tutti hanno il wifi installato nella propria abitazione, quindi in questo caso, con il modulo 4G che abbiamo già installato sul nostro Yuka, è possibile, inserendo una SIM 4G dati, che sia una 4G classica, quella del vostro smartphone per intenderci, quindi con un abbonamento
l'abbonamento dei classici operatori telefonici, possiamo utilizzarlo. Oppure un mio consiglio è utilizzare quelle SIM dati che vengono utilizzate anche nelle videocamere di sorveglianza. Praticamente non hanno un numero di telefono, non hanno nulla, quindi si possono acquistare senza nessun problema, non bisogna fare contratti né niente, perché sono SIM che, non avendo un numero di telefono, non avendo niente, hanno solo dei dati che vengono ovviamente consumati quando lui deve comunicare. Però calcolate che questo dispositivo non consuma tanti dati a livello di giga, quindi non serve avere centinaia di migliaia di giga, no, perché lui invierà i dati solo quando dovrà inviare delle notifiche di quello che sta facendo, quindi un consumo veramente veramente ridotto. Quindi si comprano queste SIM e si ricarica una quantità di dati, e poi magari quando si vanno a esaurire se ne ricaricano degli altri, però questi dati durano mesi o magari anche un anno, quindi la durata di quei dati che voi caricate è la durata di un anno, poi ovviamente se non li finite vengono azzerati, ma un anno vi durano, o se no li ricaricate man mano. Io vi consiglio una SIM di questo tipo se non avete il wifi in casa. Se avete il wifi, questo modulo 4G non è per forza indispensabile. Dopodiché ragazzi, guardate tutto il piatto dove sono collegati i due dischi rotanti, vedete che si muove perché lui fluttua, quindi il vostro taglio sarà sempre perfetto anche se avete un giardino molto sconnesso, come nel mio caso. Il mio giardino è molto sconnesso perché, poi, avendo avuto un cane di 30 kg per quasi 12 anni, capite che il terreno è diventato molto molto sconnesso, e con lui il taglio sarà sempre omogeneo e perfetto, con questo diciamo piatto che si muove fluttuando su quello che è il nostro giardino. Dopodiché, come vi dicevo, lui non ha tanti sfronzoli tecnologici, infatti non ha un display touch, ma abbiamo dei tasti a pressione qua sopra. Adesso ve li faccio vedere, sono quattro tasti. Dopodiché abbiamo dei LED che ci segneranno la ricarica del nostro Yuka, e abbiamo due LED che ci indicheranno lo stato di funzionamento. Quindi non abbiamo un display complesso, non abbiamo proprio nessun display. Anche l'altezza del taglio del nostro tagliaerba si regola manualmente da questo pomello, andandolo a premere potremo girare, vedete, su 2, 3, 4 in base all'altezza in centimetri che vogliamo del nostro prato. Quindi anche questo, rispetto ad altri rasaerba che ho portato anche qua sul canale, che hanno la regolazione tramite l'applicazione dell'altezza di taglio, lui non ha questi sfronzoli, ma come avete visto è qualcosa di veramente più concreto. Anche dal punto di vista estetico, ragazzi, guardatelo quanto è aggressivo, pazzesco. E per farvi capire quanto è pesante, guardate la maniglia qua dietro, c'è un maniglione in plastica che proprio serve per sollevarlo, perché pesa veramente veramente tanto. È una bestia, ragazzi, una bestia, però è qualcosa di eccezionale. Esteticamente sembra un misto tra un kart o quelle macchine da deserto, non lo so, forse perché ha le ruote scoperte, cioè veramente pazzesco. Poi sempre qua sopra abbiamo il sensore pioggia, anche quello, vedete, il classico sensore pioggia che viene montato normalmente sui tagliaerba, quindi niente di super tecnologico, ma che funziona davvero bene perché rileva benissimo quello che sono le gocce d'acqua. E poi un altro dettaglio da non sottovalutare è questa telecamera posteriore, perché comunque ragazzi, tanti hanno le telecamere frontali, ma posteriore, ragazzi, ce l'hanno davvero in pochi. Quindi queste sono tutto quello che lui è in grado di fare, e in più, come vi dicevo nell'unboxing, prossimamente lo vedrete qua sul canale, quindi seguitemi. Chi acquista questo robot o ha già acquistato questo robot potrà tra poco, e vi parlo tra poco intendo verso agosto, fine agosto, andare a collegare qua nella parte posteriore un cestello che raccoglie le foglie. Cioè lui passa sul giardino in autunno quando ci sono giù tutte le foglie, le raccoglie nel cestello. Una volta che il cestello è pieno, perché lui capisce quando il cestello è pieno, perché comunque non ha tanti sfronzoli tecnologici ma è molto intelligente, capisce quando il cestello è pieno e quindi va a vuotarlo da solo, e va dove voi gli avete detto di andare. Quindi sceglierete un posto del vostro giardino per andare a scaricare le foglie, e lui, una volta che il cestello è pieno, andrà, le scaricherà e ricomincia a raccogliere le altre foglie. È un accessorio, ragazzi, che verrà agganciato qua dietro e arriverà a breve. Vi ho detto agosto, dovrebbe arrivare verso fine agosto o giù di lì, e qua sul canale lo vedrete sicuramente. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, per vedere la prova e la recensione anche di quel accessorio. E un'ultima caratteristica che lo rende, appunto, come vi dicevo, un tagliaerba veramente concreto, un tagliaerba che non
si ferma a un tagliaerba che è instancabile e che è in grado di tagliare qualsiasi tipo di giardino, e anche la pendenza che lui è in grado di affrontare. Lui riesce a affrontare pendenze fino a 45 gradi, quindi pendenze davvero impegnative lui riesce ad affrontarle, e anche questo, ragazzi, è un particolare da non sottovalutare, perché tante persone hanno il giardino che non è totalmente piano, soprattutto chi ha giardini poi molto grandi, appunto come nel caso uno che lo va a acquistare, perché magari ha un giardino di 1000 metri, 1500 metri, è difficile che ce l'abbia tutto in piano, e lui riesce ad affrontare pendenze fino a 45 gradi. Quindi, ragazzi, credo di avervi detto tutto quello che sono le sue caratteristiche principali, ma adesso però è arrivato il momento di configurarlo e di vederlo in azione. Andiamo! Quindi la prima cosa da fare è decidere dove posizionare la base. Io ho deciso di posizionarla in questo punto, perché è importante decidere dove metterla. Uno, perché il robot tagliaerba non vi deve dare fastidio, ovviamente, e soprattutto deve essere in una posizione in cui possiamo avere un'alimentazione, perché lui ha un cavo in dotazione lungo circa 10 metri, quindi arriva sì, meno male, in diciamo punti lontani da dove andiamo a posizionare la base, però dobbiamo calcolare appunto che abbiamo un cavo di 10 metri. Dobbiamo valutare bene dove andare a posizionarlo. Una volta che abbiamo deciso dove posizionarlo, andremo a montare quello che è la parte superiore della base, che è la parte in cui abbiamo i contatti per andare a ricaricare il nostro Yuka. Come vedete qua abbiamo anche un'altra spinetta. Questa spinetta serve per andare a collegare quello che è l'antenna RTK, quindi vedete che anche qua abbiamo una matassa di cavo molto lunga e potremo andare a collegarla allo spinotto della base, che andrà ad alimentare, ovviamente oltre che alimentare la base, andrà ad alimentare l'antenna, perché anche lei deve essere alimentata con la corrente di casa. Se però volete montare l'antenna, perché comunque è importantissima la posizione in cui voi andrete a montare l'antenna, perché comunque deve essere nella posizione in cui lui deve avere praticamente sempre il segnale RTK, quindi, o meglio, deve averlo diciamo il più possibile il segnale RTK, quindi la posizione dell'antenna è molto molto importante. E però uno può dire: ok, però io se monto l'antenna in una determinata posizione non ci arrivo con la sua alimentazione, quindi questa spinetta non è abbastanza lunga con il cavo in dotazione per dove voglio mettere io il palo dell'antenna. Quindi anche qua, ragazzi, una cosa da non sottovalutare, ma Motion ha pensato anche a questo. Infatti in dotazione abbiamo un altro alimentatore più piccolo rispetto a quello che è l'alimentatore che andrà a ricaricare il nostro Yuka, vedete, molto più piccolo, però anche lui dotato di presa di corrente, e da questa parte abbiamo la possibilità di andare, usando questa prolunga, a mettere l'antenna ovunque noi vogliamo. Quindi potremmo mettere l'antenna in tutt'altra posizione rispetto a dove è la base, perché comunque abbiamo una presa di corrente disponibile da un'altra parte della nostra abitazione o all'interno del nostro giardino. Quindi in quella posizione sarà la posizione ottimale. Ok, con il suo alimentatore alimenteremo l'antenna e non sarà più diciamo obbligata ad essere ad una determinata distanza dalla base per avere l'alimentazione. E se non siamo contenti neanche di questo, come optional MoMotion ci mette a disposizione addirittura anche un pannello solare, che non è incluso in confezione, che tiene alimentata l'antenna, quindi potremo non avere neanche bisogno di mettere l'alimentatore, potremmo mettere il suo pannello solare che tiene alimentato appunto l'antenna anche in una posizione in cui non abbiamo una presa di corrente. Infatti, ragazzi, in confezione troviamo questo palo molto lungo, alto, un bel palone per andare a posizionare l'antenna, ma optional abbiamo la possibilità, adesso ve lo faccio vedere, questo però è un optional, abbiamo la possibilità di andare ad acquistare un palo come questo, che non è più un palo da mettere nel terreno, ma un palo che potremmo direttamente mettere sulla nostra abitazione, quindi su una facciata della nostra casa. Avremo così la possibilità di dare all'antenna un'ampia copertura per quanto riguarda il segnale RTK. Andremo a posizionarlo, per dire, in questo modo, ovviamente calcolate in una parete più alta. Adesso io vi sto solo facendo vedere qua come funzionerebbe la cosa. Posizionato così avremo la possibilità di andare ad avere l'antenna in una posizione diciamo più ottimale per quanto riguarda la copertura del nostro giardino. Quindi adesso direi di andare a fissare
quello che è la parte superiore della base, basta inserirla in questo modo, avete sentito il clac, qua ci sono degli agganci in plastica, e poi andare ad avvitare le viti che abbiamo qua sotto. In dotazione abbiamo 3 viti e abbiamo anche il cacciavite per andare a stringerle. Perfetto, una volta che abbiamo stretto le viti andiamo a posizionare la base. Una volta posizionata andremo ad inserire questi picchetti a vite che vanno avvitati nel terreno in questo modo. Poi al suo interno ovviamente della confezione abbiamo anche la chiave a brugola in plastica per andare ad avvitare i picchetti. Perfetto, una volta fissata la base non ci resta che andare a decidere dove mettere l'antenna. Per fissare l'antenna nel terreno ci viene dato questo triplice picchetto, vedete, praticamente è un tridente che andremo a impiantare nel terreno nella posizione che più desideriamo, o altrimenti, come vi ho detto, con l'accessorio optional potremmo invece fissare il palo ad una parete. Quindi adesso posizioniamo il picchetto, vado a inserire il tridente nel terreno nella posizione che ho deciso di utilizzare come posizione dell'antenna RTK. Una volta inserito nel terreno basterà andare a montare il palo in dotazione andandolo ad avvitare. Perfetto, il primo palo l'abbiamo avvitato perché comunque sono due pali, questa è la prima parte. Prendiamo la seconda parte del palo, inseriamo lo spinotto dell'antenna RTK, lo facciamo scorrere fino a quando arriviamo dove c'è questa fresatura, lo andremo a prendere e da questa parte facciamo uscire il cavo. Una volta tirato dentro tutto il cavo basta andare a posizionare l'antenna sul tubo dove abbiamo la smancatura, qua abbiamo una linguetta di plastica che andrà a scorrere, e dopodiché andiamo a stringere questo pomello in plastica. Poi qua sotto, come vedete, abbiamo l'attacco per l'antenna che abbiamo visto nell'unboxing, andiamo ad avvitarla. Avvitata, ed ecco che abbiamo fatto la seconda parte del palo per l'antenna RTK. Basterà andare ad inserirlo nella parte che abbiamo già fissato al terreno e andare ad avvitarla. Il palo per l'RTK è pronto, basta solo adesso andare ad alimentarlo. Io il palo ce l'ho lontano dalla base, quindi userò il suo alimentatore. Ovviamente tutti i connettori sono impermeabili all'acqua, quindi non c'è bisogno che siano protetti dall'acqua, loro sono totalmente impermeabili. Infatti hanno tutti gli OR di gomma che vanno a sigillare diciamo tutti i contatti una volta che andremo a stringere quello che sono le ghiere di fissaggio. Quindi ho installato la prolunga, che come vedete è davvero molto lunga, parliamo di più di 10 metri di prolunga. Dopodiché basta collegare il suo alimentatore e l'antenna sarà già pronta per essere collegata al nostro MAMMOTION Yuka. Arrivati a questo punto, alimentata l'antenna, alimentata la base, infatti adesso ho un LED verde qua sopra che ci indica appunto che abbiamo la base alimentata, dobbiamo andare ad inserire il nostro Yuka nella base di ricarica. Quindi una volta inserito si sono già accesi i LED qua sopra, abbiamo un LED verde che ci indica il GPS, quindi vuol dire che il segnale GPS è disponibile, e abbiamo lo stato di ricarica della batteria con dei LED. In questo momento ci abbiamo due LED pieni e il terzo che lampeggia, che si sta ricaricando, e il quarto è vuoto. Dopodiché una parte interessante sono questi LED qua sulle fiancate, non so se riuscite a vederli, ma c'è tutta una fila di LED qua sul fianco della carena che in questo momento lampeggiano di verde perché lui si sta ricaricando, ma sono proprio una striscia di LED, veramente veramente interessante. Una cosa che mi sono dimenticato di farvi vedere all'inizio, che qua abbiamo una chiave, ma è veramente una chiave, adesso ve la faccio vedere, che poi anche in confezione quando abbiamo fatto l'unboxing c'era e non avevo capito cos'era quando avevo fatto l'unboxing, ma dopo ovviamente utilizzandolo ho capito, è la chiave appunto che gli permette di azionarsi, quindi come se fosse la chiave dell'auto. Quindi ne abbiamo due, una già inserita nel robot e una che troviamo all'interno della confezione ovviamente di scorta. Quindi vado ad inserire la sua chiave. Perfetto, allora arrivati a questo punto adesso è arrivata la parte più interessante, quella dell'applicazione. Quindi prendiamo lo smartphone, mettiamoci comodi e iniziamo la configurazione. Non so se vi siete accorti come quanto sto sudando, c'è un caldo incredibile, ci saranno 35 gradi col 2000% di umidità, sono lavato, però
continuiamo lo stesso, non ci arrendiamo. Quindi l'applicazione che dobbiamo utilizzare per il nostro MomMotion Yuka è l'applicazione MomMotion, disponibile sia per iOS che per Android. Una volta installata e una volta che ci siamo registrati, basterà fare aggiungi dispositivo. Vedete che ha subito rilevato i due dispositivi disponibili, quindi il nostro Yuka più l'antenna. Quindi andiamo a fare più al Yuka, inizia, e aspettiamo che faccia tutte le sue cose, perché adesso lui si andrà a configurare con la nostra rete Wi-Fi. In questo caso vado a selezionare la mia rete Wi-Fi, vado a inserire la password della mia rete domestica. Perfetto, vedete, il robot è pronto. Dopo aver configurato il robot, andiamo avanti, facciamo aggiungi dispositivo e selezioniamo l'antenna RTK che ci viene già suggerita. Quindi facciamo inizia e aspettiamo che anche l'antenna RTK venga configurata. Anche l'antenna RTK va collegata alla rete Wi-Fi, quindi andiamo a selezionare la rete Wi-Fi di casa mia, vado a rimettere la password. Ok, l'antenna è collegata, quindi adesso il nostro dispositivo, ragazzi, è pronto per essere configurato. Quindi adesso abbiamo tutto pronto. A questo punto andiamo a fare crea mappa, ci dice che c'è un aggiornamento firmware da fare. Mi raccomando, fate sempre gli aggiornamenti firmware per questi robot, qualsiasi tipo di robot essi siano, perché comunque sono prodotti talmente tecnologici che vanno sempre tenuti aggiornati con i nuovi firmware, che gli danno ottimizzazione a quello che già fanno, quindi migliorano quello che fanno, lo fanno ancora meglio, e in più vanno ad aggiungere anche nuove funzioni che nel tempo gli vengono aggiunte, che magari all'uscita del prodotto non sono ancora state aggiunte. Quindi andiamo a fare aggiorna firmware. Siamo arrivati al 99%, ragazzi, vi assicuro che l'aggiornamento è molto lento, quindi non abbiate fretta, non interrompetelo, non fate niente, ci mette tanto tempo, va su di un 1% in maniera molto lenta, ma fate finire l'aggiornamento, mi raccomando, non interrompete mai nessun tipo di aggiornamento di qualsiasi dispositivo tecnologico voi stiate facendo l'aggiornamento. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, l'aggiornamento è finito, andiamo a fare riconnetti. Ok, quindi abbiamo concluso l'aggiornamento, aggiornamento riuscito, e questa è già una cosa di cui essere contenti. Quindi andiamo a fare la riconnessione. Ok, a questo punto possiamo andare a fare crea mappa e possiamo andare a creare appunto la mappa di tutto il nostro giardino, quindi tutto il perimetro. Quindi andiamo a fare crea, andiamo a creare area. Qua possiamo scegliere, vedete, ostacoli, canale, punto di scarico. E punto di scarico, ragazzi, è quello che vi dicevo prima, è quando lui potrà andare a scaricare le foglie che andrà a raccogliere, ma quello lo vedremo in un altro video prossimamente, attualmente non ce l'abbiamo. Allora andiamo a fare area, quindi inizia, e dovremo pilotare il nostro robot sul perimetro del nostro giardino. Quindi in modo manuale lo spostiamo e lo mettiamo in un punto qualsiasi del perimetro del nostro giardino. Poi, una volta che avremo riraggiunto quel punto facendo tutto il perimetro, gli daremo l'ok e lui memorizzerà appunto tutto il perimetro. Quindi lo rimuovo manualmente dalla base e lo vado a posizionare. Quindi clicchiamo, clicca per creare. Ok, e adesso dobbiamo utilizzare il nostro robot con i joypad virtuali che abbiamo sul nostro smartphone e andare a pilotarlo, vedete, come se fosse una macchinina radiocomandata. Quindi dovremmo farlo in maniera ovviamente più precisa che riusciamo, però ragazzi, è uno spettacolo anche da utilizzare come macchinina radiocomandata. È un po' costosa come macchinina radiocomandata, però è divertente fare anche questo. Perfetto, una volta che siamo ritornati nella posizione da cui siamo partiti, andremo a dire finito nell'applicazione, e vedete che adesso è stato impostato il confine, fine della pianificazione dei confini, continua a pianificare o finito. Vado a fare finito ed ecco qua la mappa del mio giardino che possiamo andare a zoomare. Quindi adesso possiamo andare a fare modifica se vogliamo modificare, ma anche durante il percorso possiamo modificare se ci siamo accorti di aver fatto un errore, non dobbiamo rifare tutto il percorso, possiamo modificare
modificare solo un pezzetto di quello che stavamo facendo. Creare, ovviamente potremmo creare un'altra mappa, perché lui può gestire più giardini separatamente, nel senso che magari abbiamo un giardino di qua, un giardino da un'altra parte, diviso magari da un vialetto o da qualcos'altro, comunque rimane come un'area in più, quindi lui è in grado di gestire più aree. Poi abbiamo un manuale che ci permette di utilizzarlo con un taglio manuale. Tornando invece su mappa, andare a fare taglia, inizierà a tagliare, ma prima di iniziare a farlo tagliare possiamo andare a creare un divieto, cioè lui in quell'area non ci andrà, perché ovviamente lui ha la telecamera, quindi le piante, i cespugli, tutte queste cose lui li vede e li aggira, non c'è problema. Ma supponiamo di avere una piscina a filo d'erba, o magari anche uno stagno, o come io ho diciamo un pozzo che sto facendo, quindi è a filo del terreno, quel quadrato io gli dirò di non tagliare, quindi lui aggirerà quel quadrato come se fosse un'area a cui lui non può accedere. Quindi per fare questo dobbiamo andare a selezionare ostacoli, quindi vedete che ci fa vedere anche la figura di un rettangolo che lui andrà ad evitare, quindi non si avvicinerà a quel rettangolo. Andiamo a fare inizia, quindi si prega di posizionare prima yuca sul confine tra zona vietata, quindi fare clic su avvia, quindi ci possiamo andare pilotandolo, quindi tranquillamente andiamo pilotandolo nell'area in cui vogliamo che andare a creare questo divieto, o potremmo andarci ovviamente trasportandolo a mano. Io lo piloto. Perfetto, questo è il rettangolo che io voglio che lui eviti. Ovviamente non è profondo, vedete, non è profondissimo, però se dovesse cadere dentro si va a danneggiare, anche perché qua ovviamente devo continuare dei lavori. Quindi per evitare che lui ci vada dentro, magari anche in una piscina come vi ho detto che è a filo d'erba o uno stagno, basta, o magari anche un'aiuola se vogliamo, cioè qualsiasi cosa che noi vogliamo che lui aggiri e non sia solo la telecamera a vederlo, ma proprio che sia un divieto. Una volta arrivato nel punto in cui vogliamo far partire appunto il divieto, basterà andare a cliccare sul triangolino, perfetto, e andare a pilotarlo lungo il perimetro del nostro punto di divieto. Sono tornato da dove sono partito, quindi vado a dirgli capito, finito, finito. Quindi lui adesso in quest'area, vedete, c'è un quadrato che lui non ignorerà, cioè quest'area lui la ignora, gli gira intorno ma non si avvicina per cadere dentro. Quindi a questo punto abbiamo pianificato tutto il giardino, adesso direi di analizzare un attimo l'applicazione e poi lo proviamo. L'applicazione direi che è davvero interessante, perché abbiamo tante cose interessanti, quindi entrando nell'esagonino in alto abbiamo tutte le funzioni. Ragazzi, abbiamo spostamento col joystick, è quello che avete visto, non eseguire tagli nei giorni di pioggia, quindi attivandolo quando il sensore pioggia rileverà la pioggia, lui non funzionerà. Dopodiché abbiamo spazzola per fotocamera. Cos'è la spazzola per fotocamera, ragazzi? La spazzola per fotocamera è questa, adesso ve la faccio vedere, è il tergicristallo, quello che vi dicevo all'inizio. Guardate, se io ci clicco sopra, guardate il tergicristallo che va, cioè ragazzi, pazzesco, guardate, ve lo faccio rifunzionare, guardate, pazzesco, pazzesco. Dopodiché abbiamo percorso diretto o segui il confine, luci laterali che sono queste qua che abbiamo sul fianco, poi elimina mappa e autoparlante, che è quella voce che ogni tanto ci dice qualcosa. Dopodiché abbiamo registro attività che ci dice tutto quello che succede, e poi ovviamente possiamo andare anche a pianificare quello che sono tutti i percorsi, quindi andando in compiti possiamo andare a pianificare tutto. Quindi vedete che abbiamo raccolta dell'erba, che è quello che adesso non possiamo fare ma potremmo fare,
taglia, ovviamente raccolta dell'erba possiamo attivare e disattivare, la velocità con cui noi vogliamo che lui vada, modalità di navigazione, il tipo di taglio che vogliamo che lui faccia, quindi possiamo scegliere anche la modalità in cui noi vogliamo che lui tagli, dopodiché possiamo scegliere, questo è facendolo diciamo una volta singola, quindi facendolo partire decidiamo queste cose, poi abbiamo settimanale, quindi la programmazione settimanale di tutte queste cose, sempre della raccolta dell'erba, raccolta delle foglie, intervallo di scarico, cioè tutte queste cose che ovviamente potremo programmare, poi abbiamo data specifica, quindi in un determinato giorno, via dicendo, o intervallo fisso dove potremo programmare a intervalli tutto quello che vogliamo, sempre le stesse cose ma programmate in maniera diversa, cioè veramente veramente completo, cioè guardate quante opzioni possiamo andare a selezionare riguardante appunto la programmazione e i dettagli del lavoro che lui è in grado di fare, cioè veramente pazzesco tutto quello che lui è in grado di fare a livello di configurazione. Una volta fatto questo, direi a questo punto però di farlo partire, perché adesso abbiamo fatto, ma non siamo ancora arrivati a farlo funzionare, quindi direi a questo punto di iniziare a tagliare, quindi andiamo a dirgli taglia, andiamo a selezionare inizia ed ecco che lui inizia. Dovete disattivare la voce raccogli erba perché lui in questo momento non ce l'ha raccogli erba, quindi vi dice che non può iniziare a raccogliere l'erba perché non ce l'ha, quindi disattivate la voce raccogli erba che non so perché di default sia attivata, quindi facciamo avanti e lui ragazzi inizia, sta iniziando, guardate com'è bello, è bellissimo, guarda, è bello, guardate che bello, bianco poi, bellissimo, guardate come fa la salita, quello che vi dicevo, guardate i 45 gradi che lui è in grado di fare di pendenza, guardate come ha fatto questa salita, pazzesco, l'ha fatta senza nessun problema. Adesso provo a mettermi davanti che vediamo se mi rileva, sta arrivando, mi metto davanti, visto? Mi ha visto, è tornato indietro, quindi mi avrebbe aggirato, adesso si sposta, guardate anche se tocco il paraurti, visto? Adesso non capisce più niente perché dice che di qua non posso andare, di là non posso andare, dove vado? Però vedete come vede gli oggetti, rifacciamo il paraurti, visto? È uno spettacolo ragazzi, guardate che roba, adesso riparte senza paura, se ne va dall'altra parte, ha capito che di qua c'ha troppi ostacoli, quindi se ne va dall'altra parte, ragazzi è uno spettacolo, ovviamente sulla mappa vedete sempre quello che lui sta facendo, infatti vedete che adesso ha fatto il giro, sta ritornando, adesso ritorna verso di me, voi non lo vedete dalla telecamera, aspettate che la sposto, guardate che gira intorno alla pianta, cacchio è uno spettacolo ragazzi, adesso lo seguiamo un attimo, guardate che roba. E sulla mappa vedete tutto, vedete dove è sempre in qualsiasi momento, proviamo a selezionare FPV, guardate ragazzi con FPV, vedete anche quello che lui sta inquadrando, guardate che storia, perché le telecamere frontali sono sia per ovviamente vedere gli ostacoli ma anche per inquadrare tutto quello che succede, guardate che storia, mentre lui sta continuando a tagliare, diciamo che lo lasciamo lavorare perché è quello che per cui è stato creato, lavorare, 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 tagliare, 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 spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio qua sotto il link del Mammotion Yuka se volete dargli un'occhiata, vi ricordo che a breve sempre qua sul canale arriverà anche il raccogli foglie, il raccogli erbe, raccogli tutto, cioè lui raccoglie e poi va a scaricare dove voi andrete a dirgli di scaricare, ma quello è un optional che si potrà applicare in seguito, e ragazzi però se questo mio video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler, anche di lui erano arrivati degli spoiler, sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram offerte per sostenere questo canale dove ho tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, vi invito anche a seguirmi sul mio canale Telegram usati poco da un nerd e mezzo dove posto tutti i prodotti che magari non tengo per me, li vendo a prezzi davvero stracciati, quindi dategli un'occhiata, ma quello che dovete fare assolutamente è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità come questo Yuka e prossimamente il suo raccoglifoglie. Ciao e al prossimo video.